Amici sportivi, buonasera, e ben ritrovati con una nuova puntata di Calcio M Magazine, di nuovo Fari. Puntati sull'Ancondorica, sul campionato di seconda categoria Girone C, sfida per gli Anconetani sul campo eh, della Falconarese, quindi stadio di Falconara, stadio ro Roccheggiani. Maglia biancoverde tradizionale per la formazione falconarese, divisa militare, ormai anche questa tradizionale per l'Ancondorica, pantaloncini e calzettoni bianchi, la vediamo inquadrata in questo momento e partita che serve soprattutto per i dorici a caccia di un punto tranquillità in chiave salvezza una salvezza che è già quasi matematica serve l'assurdo per vedere l'Ancondorica soccombere in classifica eh, ma insomma con un punto sarebbe tutto molto più facile senza calcoli di differenza reti in particolare eh, a parte le ipotesi andiamo a leggere quelle che sono le due formazioni con la Falcon però che è subito pericoloso in avvio di gara e passa presto in vantaggio allora non c'è il tempo di raccontare la distinta delle, della Falconanese dell'Ancondorica perché appunto la formazione di casa sblocca presto la situazione grazie a una rete del numero 9, 10, classe 93 Manuel Raponi. Vediamo il replay destro a giro su cui il numero 1 Domenico Di Dio dell'Ancondorica eh, può poco, devia il pallone che finisce però in fondo al sacco. Dicevamo le formazioni rapidamente Falconarese con Molinari, Cesini, Loccioni, Pierdica, Baldoni, Salvati, Turchi, Spinelli, Agostinelli, Manuel Raponi, l'autore del gol e Saltari in panchina il tecnico è Cesare Carletti. Dalla parte opposta Lancondorica che sta bozzando una replica in campo con il numero uno di Dio. Poi 2 Fabrizio Boccolini, 3. Il capitano Pollini, poi 4 Caimmi, 5 Iafelice, 6 Nicoletti, 7 Grassini, 8 Surdo, 9 Porta Leone, 10 Mazzanti e 11 Roberto Boccolini. Boccolini in panchina, l'allenatore Maurizio Boccolini. Ancora condorica pericolosa, avete visto un'altra chance qualche istante fa, ora c'è questo corner sul cui pallone va Filippo Mazzanti, sfera nel cuore dell'area, deve smanacciare l'estremo difensore di casa, Andrea Molinari, consentendo poi alla retroguardia di liberare, di calciare il più lontano possibile recupera la sfera il capitano, Ramapollini, appoggia sulla sinistra, tenta il dribbling, Mazzanti viene fermato, c'è che prova la copertura, il pallone viene lanciato però in avanti e Preda agevole il pallone di, di Dio, pressa abbastanza alta la falconanese Vedete, eh, addirittura all'interno dell'area di rigore c'è il numero 11 Saltari ad infastidire lo sviluppo della manovra. Surdo prova a fare da playmaker, eh, da regista, pressato. Rischia di perdere il pallone, eh, sviluppo dell'azione che non viene via in maniera lineare per la squadra di Boccolini. Attenzione invece alla ripartenza della Falconarese. Due uomini in area abbastanza liberi. Il pallone arriva in mezzo, c'è il raddoppio della falconarese, palla rubata metà campo, non è uscita dalla pressione la squadra anconetana è... ed è riuscito facile il tapin poi per il capitano della falconarese, il numero 7 Lorenzo Turchi, classe 95, uno dei più eh, giovani dei biancoverdi, ha approfittato dell'assist proveniente dalla linea di fondo campo per portare in doppio vantaggio la falconarese, si mette male per l'Ancon Dorica, eh, no, diciamo deve stare attenta alla differenza, Reddy, perché per un'eventuale vittoria del Ponterio contro la capolista eh, Montemarciano, insomma, poi la situazione salvezza diventerebbe, allora sì, complicata. 2 a 0, un'altra uscita che chiama in causa quindi Domenico Di Dio soffre tremendamente in questo primo tempo. L'Ancondorica ancora di Dio qua paratona su oh, Luca Saltari, nega il 3 a 0. In, eh, eh, grave difficoltà all'11 di Boccolini in questo primo tempo. Ci ha messo una pezza, poc'anzi, numero uno di Dio. Che adesso va al rilancio lungo, cerca di far salire la sua squadra. Palla esattamente nel cerchio di centrocampo. Eh, vedete questo lancio in avanti di nuovo Di Dio di testa eh, si avventura fuori dall'area la porta è sguarnita, di nuovo Saltari può provare ad attaccare il Rimedia in extremis con grandissima affanno la retroguardia Anconetana che continua a sbagliare tanti appoggi, tanti palloni, anche tanti controlli, quindi va all'intervallo sotto due reti a zero, vedete tante teste basse eh, perché insomma c'è stata grande grandissima difficoltà in questo primo tempo allora si opera qualche cambio fuori Filippo Nicoletti, al suo posto Giuseppe Vammacigno, dentro anche Daniele Omerico che prende il posto di Grassini, tutto questo nei primi otto minuti del secondo tempo che vi andiamo a mostrare in questo sviluppo della nostra sintesi. Surdo recupera il pallone, l'appoggio all'interno della metà campo per Vammacigno, di nuovo la sfera giocata, l'attesa terza della linea mediana, poi la sfera toccata da Mazzanti all'indietro, c'è un pallone rasoterra servito per Boccolini, si fa vedere bene sulla destra Mazzanti Prova lui a mettere in mezzo un pallone. Interessante. Surdo si avventa sulla sfera. Non ci arriva il pallone, però resta lì. Ancora Surdo si ritrova il pallone sul sinistro. Rete, Rete che accorcia le distanze per l'Ancondorica dell'inquadrato Andrea Surdo che riesce dopo un primo tentativo di inserimento a vuoto a trovarsi nuovamente la sfera fra i piedi e con il mancino a gonfiare la rete, torna in partita l'Ancondorica 2-1, qua recupera un buon pallone Pollini, prova a prendere coraggio l'11 eh, di Maurizio Boccolini, altro sviluppo dell'azione sulla sinistra, bella questa eh, manovra, questa verticalizzazione, si lancia in avanti Boccolini, in mezzo all'area si fa vedere, porta Leone, il pallone invece è arretrato per l'inserimento di Omerico che spara fuori occasionissima per il pareggio che non va a buon fine cambio anche nella falconarese esce Raponi, entra Fabri e Ancondorica che però ha preso man mano il pallino del gioco con Surdo in grande evidenza qua rischia in mezzo a due avversari alla fine appoggia il pallone sulla destra prova a salire l'altro Boccolini Fabrizio lancio lungo il portiere aveva una presa comoda Andrea Molinari ma perde la sfera il pallone resta giocabile per Boccolini che prova il pallonetto ma viene fermato il gioco era il gol del 2 a 2 ma l'arbitro interviene a segnalare questa palla scodellata situazione abbastanza poco chiara comunque eh, quello che conta è che il gol è stato annullato ci sembra poi di capire che comunque il direttore di gara abbia fermato il gioco poco prima del tiro di Boccolini perché il portiere aveva, fatto, aveva mostrato segnali di sofferenza dopo aver perso il pallone e quindi poco prima del tiro a rete era stato fermato il gioco. Questo dovrebbe essere il motivo per cui è stato annullato il gol. Altro cambio nella Falconanese mentre l'Ancondorica Pocanzi si è resa nuovamente pericolosa e stavolta arriva, arriva il gol con una situazione simile a quella che avete visto pochi secondi fa Boccolini. Stavolta il gol è assolutamente assolutamente regolare va a esultare con la panchina e con i suoi compagni il numero 11 il Roberto Boccolini undicesimo centro stagionale pesantissimo per l'Ancondorica perché permette alla squadra eh, anconetana di arrivare al pareggio e con questo risultato seppur parziale di vedere matematicamente la salvezza e non è finita perché ancora l'Ancondorica è scatenata il tocco sotto misura da parte se non vado errato di eh, Porta Leone Esattamente lui, Thomas Portaleone, manca il 3-2, Portaleone che poi ha subito eh, la sostituzione, eh, comunque Ancondorica eh, decisamente con un altro piglio in questo secondo tempo che finisce qua col triplice fischio, pareggia dunque 2-2, pareggio alla fine meritato, un tempo per uno, un punto per uno, l'Ancondorica può festeggiare matematicamente la permanenza. La partita è stata approcciata in una maniera molto... <ride> diciamo leggera nel senso che chiaro eravamo salvi già matematicamente e quindi pur cercando di fare il nostro dovere e poi in secondo tempo sono entrati in campo anche ragazzi che hanno giocato di meno quindi ho voluto rendere merito al loro impegno durante l'anno è stato un bel cammino io ho preso la squadra al girone ritorno che era ultima in classifica e quindi i ragazzi hanno fatto una cavalcata ottima, quindi, in merito a loro, è andato tutto bene. La falconarese rimane in seconda categoria. Insomma. Il primo tempo è stato secondo me deludente da parte nostra perché abbiamo sbagliato tanti passaggi e avevamo poca grinta in campo. Poi, il secondo tempo, per qualche motivo, come spesso accade da un po' di partite, ci, ci risvegliamo e cominciamo a fare il nostro gioco. E... Alla fine è andata bene, poteva anche andare meglio. Bisogna anche essere furbi sotto porta e furbi nell'arco dei 90 minuti. E noi invece pecchiamo molto di concentrazione e ci ritroviamo che magari abbiamo dei buchi durante la partita e subito veniamo, diciamo, castigati. sì... Per la qualità che avevamo quest'anno come giocatori, in realtà, un comunque un po' di delusione c'è alla fine, se facciamo diciamo, un po', tiriamo le somme, eh, avremmo potuto fare sicuramente meglio per il tipo di gioco che avremmo potuto fare e invece diciamo, per certi aspetti magari a volte non siamo riusciti a tenere il gruppo serrato e a fare gruppo, come dire. Una stagione bruttissima dove è andato tutto storto, da, da dei infortuni subito importanti. I giocatori dove vedi Portaleone era entrato alla 24-25 giornata, ma non solo lui. Poi grossissimi problemi a livello di, di giocatori dove purtroppo abbiamo avuto l'andata dei ragazzi che probabilmente avevano già deciso di andare via e eravamo, avevamo anche difficoltà come, eh, come numero perché eh, c'erano problemi di lavoro. E ci siamo allenati tutto l'anno in 8 in 9 con tre portieri è tristissimo, una rosa bella, una rosa un, con dei giocatori bravi. Purtroppo non ho mai schierato in 29 partite la squadra titolare ed è una cosa tristissima. Io dico solo bravi a questi ragazzi che nonostante le, le grandi difficoltà abbiamo tirato fuori veramente il meglio di noi. e Purtroppo eh, i punti che abbiamo e eh, sono pochi, sono pochi anche perché vedi anche questa sera l'ennesima distrazione arbitrale incredibile, dove il portiere perde palla, segniamo, fa palla due, cioè è roba incredibile, ma questo è tutto l'anno, non mi vergogno a dire che in campo giocava anche il terzo portiere, però ecco, siamo riusciti a salvarci, con una squadra così, ripeto, è un peccato che abbiamo avuto grossi infortuni di gioco, però ripeto... Una bruttissima, per me bruttissima perché potevamo fare meglio e anche questa sera sul 2, -2 a 2 tre occasioni limpidissime di gioco e dei palle gol incredibili abbiamo sbagliato. Quando tu sbagli 5-6 palle gol eh, non, non puoi ricriminare, sbagli te e eh, sbagliamo tutti. Però ripeto, una stagione brutta, non voglio pensare a quest'altra, non voglio finirla col sorriso e dico grazie a tutti quei ragazzi che... Tutto l'anno ci siamo allenati in 7, 8, 9, 10, non di più. E ripeto, è triste perché non puoi fare mai fare una squadra titolare. E non l'ho fatta mai e non la farò neanche sabato perché mi mancano 3, 4 giocatori.